Torna al successo il Catanzaro dopo la debacle di domenica scorsa contro l'Aversa Normanna e nel turno infrasettimanale batte di misura il Celano con un gol di Esposito siglato al 36esimo della prima frazione di gioco. Un risultato importante per i giallorossi, che avrebbe potuto però essere più sostanzioso se solo gli avanti avessero finalizzato meglio la buona mole di gioco prodotta. Ora superato questo altro ostacolo, occhi puntati al prossimo turno che vedrà l'11 di cozza di scena al Curi di Perugia per il primo vero esame di maturità per Masini e compagni. È difficile trovare gli spazi giusti per poter fare gol. Siamo stati bravi a crederci per tutto il primo tempo, abbiamo trovato il gol e poi la partita dopo il gol è cambiata, anche perché poi veniva più facile giocare perché la squadra avversaria doveva cercare anche di fare qualcosa. Nel secondo tempo appena appena si sono un po' allungati, sono venuti a cercare qualcosa là davanti, a cercare di metterci in difficoltà. Abbiamo avuto tantissime palle gol, non siamo stati bravi a fare gol. Questo è il rammarico perché la partita andava chiusa prima. Poi non so se il gol era regolare. A me dalla panchina mi sembrava regolare ed era anche un'azione, una bella azione. Poi non so, non vado a cercare episodi perché oggi devo dire che finalmente ho visto un arbitro bravo. Perché quello di oggi è stato un arbitro bravo, ha arbitrato bene, ha fischiato il giusto per tutti e due, ha fatto giocare, quindi credo che gli arbitri da mandare a squadre importanti sono questi. Quindi faccio i complimenti alla terna arbitrale perché oggi ha arbitrato una buona partita senza che nessuna delle due squadre si possa lamentare. Un gol doppiamente importante, primo perché il primo di fronte al pubblico amico, il secondo perché avete dimenticato la sconfitta di Aversa e quindi un gol che ha dato 3 punti alla squadra. Beh, allora ci dà sicuramente più morale perché sono 3 punti davvero importanti. La prima sconfitta l'abbiamo dimenticata e adesso puntiamo a domenica. Oggi è stato importante portare a casa 3 punti e vincere, questo era l'importante. Poi sono contento di aver fatto gol qui in casa davanti al nostro pubblico, è bellissimo, davvero bellissimo. Senti, differenza tra il primo e il secondo tempo? Il primo tempo è stata un po' più dura perché loro erano tutti chiusi dietro, per fortuna si è riusciti a trovare il gol. Nel secondo abbiamo avuto più spazi e abbiamo avuto anche più occasioni. Sfortunatamente non ho concretizzate tutte, però abbiamo lottato, continuo a dirlo, abbiamo lottato, è stata una bella vittoria, non c'è nulla. Mister Turzi, non era questa forse la partita migliore per il suo Celano di fare punti al Ceravolo, specie dopo che il Catanzaro aveva perso domenica ad Aversa. Oddio, non è che anche voi siete reduci da brillanti risultati? Noi eravamo venuti qui per limitare la forza del Catanzaro. Secondo me nel primo tempo ci eravamo riusciti, siamo stati puniti in un'azione di rimpallo. Nel secondo tempo abbiamo proposto poco, però i ragazzi hanno dato l'anima in campo, questa è la cosa che più ci conforta. E già da domenica ci prepareremo per un derby importante dove in casa dobbiamo assolutamente fare punti. Possiamo chiedere un parere sul Catanzaro? Chiederlo al nuovo allenatore è sempre un po' difficile, avversario. Vediamo se lei fa l'eccezione. No, onestamente il Catanzaro già dall'organico è una squadra di prima classe, una squadra molto organizzata. Io penso che oggi sono stati bravi i miei ragazzi a non concedere spazi, ci siamo rinchiusi nella nostra metà campo perché forse era l'unica soluzione che avevamo per limitarli, però hanno giocatori di categoria superiore e penso che alla lunga se la giocherà con Perugia e Paganese. Per concludere, giocando con il vento a favore un tempo, pensava di fare qualcosa? Vento a favore? No, sinceramente non era quella la situazione che poteva cambiare la partita. Siamo rammaricati per l'ennesima battuta d'arresto, però i ragazzi sono giovani e con questo agonismo ne usciremo. Mengoni, non era una partita facile, non tanto per guardando la classifica per il Celano, soprattutto perché c'era da annullare la brutta sconfitta di domenica scorsa ad Aversa. Sì, fa piacere aver trovato subito i 3 punti. La partita non era facile, sapevamo che loro venivano molto chiusi dietro. Per fortuna siamo riusciti a passare in vantaggio nel primo tempo e poi abbiamo gestito con qualche affanno, però abbiamo portato a casa i 3 punti. Ma no, noi cerchiamo sempre di giocare la palla, ecco, che a noi ci viene difficile magari con vento
conto perché magari loro ci vengono a pressare alti e facciamo fatica a trovare le soluzioni, però va bene così, ecco, insomma, sofferenza. Ora c'è la super sfida domenica a Perugia, diciamo un Catanzaro ha tutte le potenzialità praticamente per affrontarlo con grande soddisfazione magari della tifoseria che seguirà la squadra. Sì, infatti è una partita che aspettiamo anche noi, speriamo di regalare una gioia ai tifosi.